Un fraterno saluto a tutti i concelebranti, un affettuoso saluto a Madre Gabriella e a tutte le ancelle della Carità, un rispettoso saluto a tutti i rappresentanti e responsabili delle varie realtà che afferiscono a questa congregazione tanto cara alla nostra diocesi e devo dire anche tanto benemerita. Siamo qui a celebrare la festa di Santa Maria Crocifissa di Rosa. È un appuntamento importante ogni anno, nel senso proprio dell'incontro con una testimonianza luminosa, appunto, questo aggettivo credo che sia estremamente adeguato anche alla luce della parola che abbiamo ascoltato. Una testimonianza che ormai fa parte del cammino di questa Chiesa, che l'ha profondamente segnato il cammino della Chiesa. E quindi è bello ritornare ogni anno su questa preziosa testimonianza e cercare di coglierne un po' le diverse sfaccettature. Adesso alla Santa si è anche aggiunta la Beata, e quindi, ma siamo sempre nel grande solco di questa testimonianza che è legata appunto a un dono singolare dello Spirito. E allora io vorrei, alla luce sempre della parola di Dio, fare questa sottolineatura che, così meditando la parola, mi è risultata particolarmente evidente e che vorrei condividere. Il punto di partenza è il brano del Vangelo e la parola di Gesù che mi pare di poter dire giustamente viene scelta dalla liturgia perché si raccorda direttamente con la scelta che fece la nostra stessa Santa, Santa Maria Crocifissa. Quindi la croce. E Gesù dice ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, venire dietro significa seguire, fare la mia stessa strada, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Non esiste dunque sequela di Cristo, è un'espressione questa che ci richiama anche tante altre testimonianze cristiane, la sequela Christi. Non si può vivere l'esperienza dell'andare dietro a Gesù come discepoli se non si prende la croce. Prendere la croce, cioè la croce ti deve segnare, ti deve in un certo senso definire nella tua identità. Sei cristiano? Bene, la croce è la regola della tua vita e prima ancora è la sorgente a cui costantemente attingere. E per croce si intende quel che ha vissuto Gesù, il Signore. È una croce che diventa simbolo, ma perché è stata vissuta, si è come identificata con colui che su quella croce è salito. Non esiste una croce senza il crocifisso. Esiste il crocifisso che poi rende simbolica la croce. Ebbene, la parola di Dio che la liturgia ci propone, se la interroghiamo a partire da questa domanda, dunque, cosa può significare anche per noi prendere la croce alla luce della testimonianza che ci ha dato Santa Maria Crocifissa? Forse potremmo rispondere così. La prima verità ci viene offerta dalla prima lettura che abbiamo ascoltato. Qual è il digiuno che Dio desidera, che Dio si aspetta da noi? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato,
nell'introdurre in casa i miseri e i senza tetto, nel vestire chi è nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua gente. Tutto questo che culmina nella testimonianza di Gesù sulla croce, che cos'è in verità? Beh, è la carità, ancelle della carità, che qui si precisa nella direzione del farsi carico della fragilità umana, i miseri, i senza tetto, chi è nudo, e si precisa senza distogliere gli occhi dalla tua gente, dalle persone che ti sono vicine e che ti sono care. Cioè l'attenzione ai poveri, a chi è più debole, non toglie nulla all'affetto per le persone che ci sono care. Però non può mancare, perché altrimenti anche l'affetto per le persone che ci sono care rischia di contaminarsi, di corrompersi. È sempre esposto a una sorta di egoismo, della tentazione, meglio, del vivere tutto questo in maniera molto possessiva o comunque piuttosto possessiva. E l'amore per chi è più debole ti aiuta ad amare meglio anche i tuoi cari, chi hai più vicino. E secondo me questo, leggendo, no, anche un po' di biografia, è avvenuto in Santa Maria Crocifissa. Non ha dimenticato i suoi cari, però si è aperta ai poveri, si è aperta a chi aveva, dal punto di vista direi più generale della vita, aveva più bisogno dei suoi cari. I suoi cari, grazie al cielo, non avevano, dal punto di vista dei bisogni immediati, primari, non avevano necessità. Certo, avevano bisogno, come tutti, del suo affetto, che non mancava. Ma questo affetto per i propri cari è diventato ancora più intenso nel momento in cui si è aperta. Li ha anche un po' stupiti i suoi cari, che forse non hanno capito bene da subito quello che lei intendeva. Sappiamo, vero, quello che è successo nella filanda del padre, ecco, un po' disorientato quest'uomo, che vede la figlia mescolata con i suoi dipendenti, le sue dipendenti, molto attenta ai loro bisogni. Però credo, se il suo cuore, come immagino, era sensibile, non sarà stato molto dispiaciuto, anche perché si rendeva conto che l'amore per quelle persone non solo non toglieva nulla all'amore per lui, ma in un certo senso lo nobilitava. Così, prendere la propria croce vuol dire non rinchiudersi nelle proprie comodità, e nemmeno lasciarsi, direi, lasciarsi un po' imbrigliare dai propri affetti. Abbiamo bisogno di allargare, come ha fatto lei, l'orizzonte, senza mai dimenticare che c'è un primato, come ci ricorda il Vangelo e come costantemente ripete Papa Francesco, c'è un primato da conferire, ed è quello della fragilità. I poveri, i piccoli, i deboli, loro sono i primi. Loro anzitutto noi dobbiamo amare, e questo deve avvenire attraverso tutte quelle istituzioni storicamente significative, profeticamente pensate, realizzate con coraggio, con lungimiranza. Ecco, queste strutture devono davvero rispondere a questo spirito. Noi andiamo incontro anzitutto a chi è più debole, a chi è più fragile, a chi è impossibilitato a far leva sulle proprie risorse e ha bisogno di un aiuto che è primario anche per le sue necessità, direi imprescindibili. La carità. E la seconda via è l'umiltà. Prendere su di sé la croce vuol dire
diventare umili, cioè contrastare il rischio, direi a volte sottile, altre volte esageratamente smaccato, dell'orgoglio, della superbia, che è tipico di chi appunto si sente grande, si sente superiore. Questa donna poteva essere, aveva tutto il diritto di sentirsi grande, perché apparteneva a una famiglia benestante per il versante del padre e nobile per il versante della madre, socialmente ai vertici. Si è abbassata e lo ha fatto con gioia. E San Paolo nella seconda lettura racconta la sua esperienza presso i Corinzi, la comunità che lui ha fondato, e dice: guardate, guardiamoci tra di noi, no? Da chi è composta questa comunità cristiana? Considerate la vostra vocazione, fratelli, non ci sono tra voi sapienti secondo la carne, non ci sono molti potenti e molti nobili, come doveva essere composta questa comunità di Corinto, dove non c'erano molti sapienti, molti potenti e molti nobili. Mauro, gente semplice, portuali, magari anche degli schiavi, probabilmente. Gente semplice. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che il mondo considera ignobile e che disprezza per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Davanti a Dio ci si gloria solo di Dio, se no. Ora, e chiudo, nel caso di Santa Maria Crocifissa, noi abbiamo una persona che di suo non era piccola, non era bassa. Lei era nobile, appunto. E si può essere piccoli perché le circostanze della vita, anche dal punto di vista sociale, ti obbligano ad esserlo. Uno nasce povero, uno nasce in una famiglia che socialmente non è molto significativa, e vabbè, pazienza. Ma chi nasce così potrebbe avere il segreto desiderio di innalzarsi, di diventare qualcuno. Per certi aspetti tutto questo ha anche la sua plausibilità, si capisce, no? È la forma di un riscatto, direi legittimo, ma è molto esposto a un pericolo. Io non accetto la mia povertà, io voglio diventare significativo agli occhi del mondo. Io voglio arricchirmi, voglio diventare potente, e questo è il rischio. Per questo il mondo ha bisogno di qualcuno che faccia il contrario, cioè che nasce potente, che nasce ricco e che si fa piccolo. Perché allora uno capisce che forse, ecco, questo è il caso di questa donna che muore a 42 anni, questo mi si colpisce sempre, e che nell'arco di una vita breve, attraverso la carità e attraverso l'umiltà, ci ha dimostrato che cosa significa realmente prendere su di sé la croce.